Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare moduli riceventi ExpressLRS con l'applicazione SpeedyBee. L'applicazione SpeedyBee infatti arricchisce le sue funzionalità integrando l'ExpressLRS Configurator, portando su mobile un'esperienza simile a quella che abbiamo su PC desktop. La prima cosa da fare quindi è scaricare sul nostro smartphone l'applicazione SpeedyBee, disponibile sia per Android che iOS. In descrizione vi lascio il link al Play Store e all'Apple Store. Prima di iniziare bisogna precisare che al momento il configuratore può aggiornare solo i moduli e le riceventi con Wi-Fi integrato. Questo comunque non dovrebbe essere un grosso problema, perché a parte qualche raro caso, tutto l'hardware ExpressLRS ha questa caratteristica. Inoltre è necessario che lo smartphone sia connesso ad internet, in quanto la compilazione del firmware avviene nei server SpeedyBee. Il processo quindi sarà piuttosto veloce anche su telefoni ormai datati. Visto che l'aggiornamento avviene via Wi-Fi, non ci servirà né un cavo TG né l'adattatore SpeedyBee. In questo tutorial vediamo come aggiornare un modulo ed una ricevente BTFPV a 2.4 GHz. Iniziamo con la ricevente, come vedete già collegata e alimentata. Dovrò aspettare 20 secondi per fare in modo che la ricevente entri automaticamente in Wi-Fi mode. Perfetto, il LED sta lampeggiando velocemente. Questo indica che la modalità Wi-Fi si è attivata e la ricevente è pronta per essere aggiornata. Posso spostarmi sull'applicazione. Quindi scorro verso destra e scelgo ExpressLRS Configurator. In Release seleziono l'ultima versione disponibile. In categoria scelgo il mio hardware BTFPV a 2.4 GHz. In Device scelgo il modello esatto da aggiornare, in questo caso la ricevente BTFPV Lite 2400RX. Qui scelgo Wi-Fi. Per quanto riguarda le configurazioni non mi dilungo molto visto che le ho già trattate in altri video, in descrizione vi lascio la mia playlist con tutti i tutorial che ho realizzato su ExpressLRS, di sicuro troverete quello che vi serve. Qui spuntiamo la password per fare il binding automatico all'accensione della radio, ovviamente la password deve essere la stessa per modulo e ricevente. A questo punto possiamo fare build and flash. In questo momento i server SpeedyBee stanno compilando il firmware, quindi ci vorrà qualche minuto. Adesso bisogna associare il dispositivo al Wi-Fi del telefono, la ricevente in Wi-Fi mode, quindi posso procedere. Ok, come vedete qui è apparso ExpressLRS RX, quindi scelgo questa rete. Inserisco la password che è sempre ExpressLRS per moduli riceventi di qualsiasi marca. Ok, la ricevente sta aggiornando. Molto bene, aggiornamento completato. Ora la ricevente ha l'ultima versione disponibile. Per quanto riguarda l'aggiornamento del modulo, i passaggi da fare nel configuratore sono gli stessi. Ovviamente dovete selezionare il vostro modello esatto in Device. Per mettere in Wi-Fi mode i moduli avete due possibilità. Se il vostro ha un display integrato, andate in Update Firmware e premete Enter. Il modulo a questo punto è pronto per l'aggiornamento via Wi-Fi. In alternativa potete usare l'UA Script. Andate in Wi-Fi Connectivity e scegliete Enable Wi-Fi. Poi premete OK. A questo punto il Wi-Fi è attivo e potete procedere sul configuratore. In conclusione posso dire che l'app SpeedyBee risulta ancora una volta una delle applicazioni che non possono mancare sul nostro smartphone. L'ExpressLRS Configurator funziona bene e risulta particolarmente utile per chi non ha a disposizione un PC o vuole fare qualche configurazione direttamente sul campo. Quindi per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando i miei patrons cliccando il link a fine video.